Ah, raga, buongiorno. Oggi giornata importante, perché Monfreri, ho il piacere di annunciarvi che Dario Torrisi si è iscritto a scuola guida, maniera. Dario Torrisi, c'hai 20 anni, l'anno prossimo ti laurea alla Bocconi. Minchia, l'anno prossimo laurea alla Bocconi. Alla buon'ora, e aggiungo anche in un buon momento, dato che sto esame c'ho 5 mesi da dare. Lunga storia, quando mai in questo canale ci sono delle storie brevi, lineari? Allora, anche se vabbè, l'ho già raccontata questa storia sul canale, la racconteremo in breve per i Monfreri poco aggiornati. Momento story time. Motivi per cui mi stanno buttando fuori dalla bocca. Ah no, scusa. Perché Dario Torrisi non c'ha ancora la patente? Allora, vi faccio presente che per portare il Cultra sul balconcillo un prerequisito fondamentale era la patente A1. Non è vero, in realtà puoi farti l'account del Cultra con la patente di qualcun altro. Vabbè, comunque Dario Torrisi ha la patente A1, ma non l'ha presa nel più lineare dei modi. Allora, qui tocca tornare indietro ai tempi di Dario Torreso. Dario Torreso, che ha sempre peccato un po' di impulsività. Settembre 2021, avevo 17 anni. A febbraio del 2022 ne avrei compiuti 18, dettaglio fondamentale. Allora, questo piccolo Dario Torreso impulsivo viene una gran mala idea. Copiamo Malo Duke, madò, che bello che era quel Duke. Mi ci fate pensare, poi una volta che mi sono trasferito a Milano l'ho venduto. Mia, la mia vita, lasciamo perdere. L'ho copiato che non avevo ancora la patente A1. Il ragionamento è: minchia, se ho quel bel Duke in garage senza la possibilità di guidarlo, mi rodo il culo. Devo prendere la patente. Era una sorta di motivazione a prendere la patente. E poi mi sono ricordato che stavo in Sicilia, quindi vabbè. Allora mi iscrivo a scuola guida e faccio il primo test teorico a dicembre. 3 mesi e facevo 18 anni. Vabbè, a peggiorare ancora di più la situazione. Primo test teorico della 1. Ai tempi c'era l'esame da 40 domande, massimo 4 errori. Dario Torrisi viene bocciato all'esame della patente totalizzando ben 5 errori. Che presura! Mica, il secondo test teorico lo faccio a gennaio, vengo promosso. Un mese e facevo 18 anni. Sono un test di mini. A febbraio avevo 18 anni, faccio il test pratico, lo passo e abbiamo questa bellissima patente A1. Potevo prendermi direttamente la patente B? Sì, e vabbè, a sto punto che fa? Non te la scilli per i successivi 4 mesi a venire? Assolutamente sì. Basta, mi ho rotto il cazzo. 4 mesi per prendere una patente che non mi serviva. Non perché stavo in Sicilia, ma perché potevo prendermi la patente B. Allora, la fase 4 è un chill generico senza motivi. E se non fosse stato per Giulia, carissima Giulia, che salutiamo, questo chill sarebbe continuato per chissà quanto. Perché a questo punto arriviamo alla fase 5, ovvero la scommessa. La scommessa con Giulia. Allora, eravamo i più piccoli della classe, mancavamo solo noi a prendere la patente. Allora lei mi sfida, vediamo chi la prende per primo. Io devo farmi battere da una donna. Ma non scherziamo, mi fionda a iscrivermi a scuola guida. Anche qui, Dario Torrisi, un poco di impulsività. Tra 3 mesi mi sarei trasferito a Milano, giugno, luglio, agosto. Consideriamo che comunque una volta che ho fatto la parte teorica nella patente A1, non ho bisogno di rifarla per la patente B. Quindi mi mancavano solo le guide. Riuscirà Dario Torrisi a fare tutte le guide, a prenotare l'esame, a passare l'esame prima di trasferirsi a Milano? Spoiler, siamo qua, assolutamente no. Grandissimo, il genio del male. Vedi, sempre colpa di Giulio. Ho buttato, boh, tipo 400 super mega iper speed bonus e alla fine mi sono ritrovato senza patente. Il foglio rosa che ho fatto a giugno mi sarebbe scaduto a giugno 2023, quindi io comunque avevo un anno per prenotarmi l'esame. Il problema è che una volta che io mi trasferisco a Milano, in Sicilia ci scendo poco. Scendo per le vacanze di Natale, per le vacanze di Pasqua, periodi in cui la scuola guida è chiusa, e quindi mi sono tirato avanti sto foglio rosa per un anno e adesso siamo a giugno 2024. Giulia nel frattempo ha vinto la scommessa. C'è da dire una cosa: magari Giulia avrà anche la patente e io no, però lei fa la cattolica. Scusa Giulia, dobbiamo tornare a memare un po' come i vecchi tempi. Allora, 3 mesi fa, marzo 2024, arriva il momento consapevolezza. La nostra fase 6, che consiste nel io che provo ad andare a iscrivermi a una scuola guida qui al nord. C'è tutto un daily vlog sul canale che parla di questa mitica esperienza. Tra l'altro me lo sono lasciato come scimelio qui. Ah, tiè, guarda che roba. Vi direte, Dario Torrisi, che cos'è? Questo è il sommario di tutte le spese che bisogna affrontare quando ti iscrivi a una scuola guida al nord. Che presumo! Allora, mi sono fatto un calcolo. Se ti va bene, minimo 1200 super mega iper mali run spiriponzi. Sto cazzo, Dario Torrisi è stirato. E allora basta, ho archiviato la questione e aspettiamo un segnale dall'universo. Che minchia, però è arrivato. Dopo quel video che avevo fatto mi scrivo Monfreri, gentilissimo. Monfreri mi dice: tranquillo, abbiamo capito che sei un poco stirato, quindi sta patente te la facciamo prendere. Nacci. E allora raga, abbiamo una nuova tappa della mala storiona. Dario Torrisi si è iscritto alla scuola guida, e non una scuola guida qualunque, perché questa patente regala prenderemo con Nate. Allora, giusto per farvi capire, probabilmente se avete la patente o se la state prendendo, vi siete esercitati barra vi state esercitando con Fitz Patente Ufficiale, che è l'app che tutti utilizziamo per prepararci per i test teorici. Allora, praticamente è la stessa azienda, solo che con Nate loro proprio ti fanno prendere la patente. E devo dire, raga, che non conoscevo questa possibilità, ma è molto comodo, perché tu praticamente puoi studiare dove, quando vuoi. Ci sono tutte le lezioni sull'app, ci sono tutte le live degli insegnanti. Cioè, effettivamente io quando andavo a scuola guida mi chiedevo sempre: ma queste cose non sono digitalizzabili? Ed effettivamente ci hanno pensato.
stato, ha senso ad esempio anche tutta la parte in cui ti iscrivi, puoi caricare tutti i documenti dall'app. Cioè io per fare la visita medica ho caricato tutti i documenti dell'app, loro mi hanno prenotato tutto, io l'unica cosa che sono dovuto andare a fare è andare alla scuola guida a fare la visita medica. Poi loro giustamente hanno delle scuole guide convenzionate e quindi con quelle scuole guide ti fanno fare sempre la visita medica, ti fanno fare l'esame di teoria poi alla motorizzazione e poi ti fanno fare anche la parte pratica, quindi tutte le guide e alla fine anche l'esame pratico. Cioè io ho fatto tutta la procedura per la patente B, anche se dovevo fare solamente l'esame pratico non è cambiato molto, mi sono iscritto normalmente e vi devo dire che non ho sentito per niente il peso della burocrazia, è comodo, su WhatsApp c'hai pure la chat dove puoi scrivere all'assistente, carichi tutto dall'app e soprattutto prezzi c'è poco da dire. Se il mio cervello si era in qualche modo abituato al fatto che le scuole guide qui al nord costassero tanto, io che sono rimasto ancora più scioccato quando ho visto i prezzi di net e mi sono detto boh vabbè alla fine è chill, non posso aspettarmi di meglio, e allora mi sono detto va bene collaboriamo, così io mi prendo sta patente e nel chill. E vi faccio scoprire anche questo modo di prendere la patente che non avevo, perché non lo conoscevo, non l'avevo preso in considerazione. E basta, e allora oggi si inizia. Oggi giornata scioccante, prima guida e parte già Superman. E qui arriviamo al titolo del video, ho litigato col mio istruttore di scuola guida. Allora sicuramente se siete iscritti a questo canale da tanto tempo lo saprete già, il contenuto è sacro in generale e a maggior ragione se ci sono delle aziende di mezzo, perché ci sono delle aziende che hanno deciso di investire in questo progetto, quindi il contenuto deve essere ancora più tritolo. In quanto sacro, in quanto tritolo, in questo caso secondo voi qual è l'apice del contenuto? Perché oggi stiamo facendo il contenuto? Perché dobbiamo fare la prima guida? All'istruttore non va bene questa cosa? Assolutamente no. Zero contenuto per dare torrisi più litigio con l'istruttore. Cioè adesso io devo andare a fare sta prima guida che l'istruttore mi odia, Dio sa. E niente, allora a tra poco. Allora tra pochi minuti dovrebbe arrivare Monfredo istruttore sotto casa mia. Obiettivi di oggi: allora in primis arriviamo lì belli chill, riappacifichiamo i rapporti con Monfredo istruttore. Un rapporto partito non è il migliore dei modi, però sempre sei guide ci dobbiamo fare con Monfredo. Quindi prerogativa riappacificarci con Monfredo. Seconda prerogativa, fare questa guida più chill possibile. Poi posso dire una cosa, guidare a Milano piuttosto che nei paesini è 10.000 volte più chill. Quindi a Milano vai su delle rotaie, basta che segui i segnali stradali e sei a posto. Allora rega basta, spero che l'istruttore non mi uccida. E fugas. Ciao. Piacere. Sono Stefano, il titolare. Dario. Non è venuto perché non voleva farsi riprendere. Io invece non ce ne sono più. Infermiera di notte, capodurno con me. È fissato per forza, andando con pagare. L'istruttore non è pervenuto. Diciamo che oggi sono io l'istruttore, vai tranquillo. Oggi è lui l'istruttore. Mettiamo la cintura. Li posso tenere gli occhiali da sole? Perfetto. Freno a mano. Io sto là, prima stavo là. Prima stavo qua, c'è una residenza della Bocconi. Poi mi hanno cacciato. Che senso? Che hai combinato? Ho messo un motorino sul balcone. Addirittura ti hanno cacciato per questa roba qua? No, poi una vaschetta con dei pesci. E i pesci rossi non potevi tenerli per regolamento. Sono proprio severi. Pagavo poco. C'era la moto. Questo l'esame è una bocciatura. È una mancata precedenza. Se porta bocciatura su. Allora noi siamo passati col giallo, già lì è un errore grave. Ma però soprattutto 20 secondi. Rosso, 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 rosso. Qua era proprio rosso, eh? Neanche giallo. Sono gli occhiali da sole. Ma io ho 5 esami da dare sto mese qua. Mi sono messo pure a fare le guide nel tempo lì, sì. Quindi in caso succeda una cosa del genere io devo frenare. Eh sì, se lui si sposta all'improvviso prima. Ma a prescindere dall'esame, vuol dire che ci butta davanti a te. Vabbè sì. Beh, non è che le cose le facevi in funzione dell'esame. Esatto. 19. Bravo. Bello. Però questo qua? Stiamo facendo una collezione di bocciature, eh? La prima. Alla grande, eh? Dobbiamo disimparare quello che ho imparato con l'ultimo. Esatto. Ok, l'inversione di marcia ti ricordi come si fa? Mi possono fare anche qualche domanda di teoria all'esame? Sì. Qui il fatto che io abbia fatto il test teorico, perché io ho preso la 1 e l'ho presa quando avevo 17 sì, anni. Qui non ti ricordi più la mazza. Quindi non mi ricordo niente. Ok, vabbè, sì, studi la Boccone, questa qua su qua. Appunto, studia la Boccone, devo studiare le spie. Vabbè, abbiamo finito. Avrebbero bocciato una ventina di volte, però voglio dire, devi riprendere un attimo il discorso dei semafori. Vabbè. La prossima ce l'hai. Venerdì, senza contenuti. Poi quando fa l'esame ci fai il contenuto. Dai. Va bene, un piacere. Ciao Dario. Grazie. Ci vediamo. Ciao.
problema l'abbiamo risolto alla base. Un freno istruttore non c'è, peccato. Avremo modo di conoscerlo, se lo presumo. Comunque dai, devo dire, mi aspettavo peggio. Schengen, non guidavo da... Vabbè dai, qualche volta l'ho guidata la macchina a Milano. C'è poco da dire. Diciamo che in sintesi dobbiamo essere un po' meno chill, ma un pochino. Salutiamo Monfreo Luciano, che vi certifico in questo modo che... Ancora campo. Monfreo, sì, che carino. Va bene, raga, allora vi ricordo che in descrizione trovate il link di Nate, con cui potete prendere anche voi la vostra patente. Non importa di dove siate, lo fanno in tutta Italia. C'hanno le loro autoscuole convenzionate, con cui potete prendere la vostra patente pratica. Per la parte teorica invece vi esercitate voi da casa. Fate tutto il chill voi per i cazzi vostri. E poi vi prenotano l'esame in motorizzazione. Comunque tutto chillissimo. Vi lascio il link in descrizione. Secondo me a sto punto è la migliore opzione per prendere la patente. E Luciano mi sta cagando tutto il divano. Da quando sculetta quando cammino. Mi sa che lo stiamo facendo, raga. Piano piano prendi piedi il nostro sogno. Dario Torrisi avrà la patente. Assurdo, non avevo più bisogno di account rubati per prendere i cernà. Basta. E noi ci vediamo prossimamente con un nuovo Trilogy Shocked. Vos sos un ratón, nunca vi una ratita tan amarga como vos. Vos sos un ratón, oh, la rata, ratatata. Vení para acá, vení para acá.